Allora si parte. Quando volete. Ciao, I am Daniela Costa and I am teaching Italian history of opera at Gonzaga University and I'm really very pleased to introduce you to Massimo Polli, who is a very famous Italian costume designer and who is the owner of one of the most important costume collection in Italy, but his fame has spread everywhere in the world. And his collection counts more than 3,000 costumes. And originally they were placed in a sartoria, which means a costume atelier in Florence, and then the atelier moved to the Teatro di Pisa, and now we are here with him in his atelier, where he has brought for us a number of very important costumes. And so I'm very pleased to introduce you to Massimo. Ciao Massimo. Oh. Massimo is going to introduce us to a brief history of the collection of his sartoria. Prego Massimo. Sì, la sartoria che io ho acquistato nel 2004 è una sartoria storica in Italia, è nata nel 1860 e possedeva già all'epoca una collezione di abiti che appunto partivano da quelli più storici dal Settecento fino all'inizio del Novecento. La sartoria ha lavorato non soltanto per tutti i teatri in Italia, ha lavorato anche per il cinema, ha lavorato anche per la televisione successivamente. Ovviamente con il mio arrivo si è arricchita di abiti, di opere fatte appunto per vari tipi di vari teatri italiani e non solo. La sartoria teatrale fiorentina ha collaborato nel corso degli anni con appunto scenografi e costumisti famosi come Enzo Figeri, Lorenzo Biglia. Poi io successivamente ho collaborato con un premio Oscar che era Franca Sparciapino, certo. Con registi come Peter Greenaway, Lindsay Kemp, Macbeth by Giuseppe Verdi. And the costume on Massimo left side is for Macbeth instead. This other one is for Lady Macbeth. So this is a male costume and this is a feminine costume. And puoi dirci qualche cosa riguardo alla combinazione dei materiali che hai scelto per creare questi mantelli? Sì. Qui si trattava di creare un medievo inventato. Quindi l'idea principale era quella di ricreare questo mondo medievale un po' barbarico, un po' comunque non particolarmente civilizzato. E quindi questo patchwork di tessuti che sono pelliccia sintetica, sì, una pelliccia naturale, trattata in maniera tale a pezzi come per creare questo effetto irregolare, sì, e anche e nella luminosità e anche nella dimensione. Patchwork di tessuti, sempre di pellicce per fare l'interno, sì, con cuciture a vista in maniera tale che si crea questa irregolarità, questa non pulizia. Certo. E l'esterno è di lana? E l'esterno è un bouclé di lana che è stata tinta a mano, sì, per creare, ovviamente c'era già una base, per creare queste sfumature di colore che comunque in qualche modo riprendono l'interno della pelliccia e hanno una similitudine, una tonalità che si avvicina. Certo. E questo è il mantello di Macbeth. Sì. Dall'altro, in queste piccole rifiniture sono state utilizzate anche delle botte originali del 1900, perché hanno comunque lo stesso gusto è stato ricreato nel mantello di Lady Macbeth, con un tessuto però diverso, essendo un costume regale,
Questo utilizza un tessuto più contemporaneo che è una viscosa? Una di mista viscosa e cotone. Viscosa e cotone. La viscosa dalla luminosità e il cotone dalla consistenza. La pelliccia interna riprende parte della pelliccia di Macbeth, nei colori, in questo materiale, e in più è stato utilizzato per fare queste rifiniture importanti e ricche. Si parla sempre comunque di costume teatrale, per cui bisogna pensare sempre al fatto della distanza. Certo. Qui si è utilizzato un pezzo di sari di seta doppiato con tarlatana, che poi è stata strappata, è stata aperta per far venire fuori la parte sottostante. Quindi in pratica sono state utilizzate questa tecnica del patchwork, della combinazione di tessuti messi insieme per ricreare un tessuto che di fondo non esiste. Si ricreano anche tessuti. Che cos'è? Questo è un martello per bocca negra. Simon Bocca Negra, that is another very important opera by Giuseppe Verdi, diciamo l'opera composer. Anche qui ho utilizzato l'idea un po' utilizzata anche per il Macbeth, con la differenza che sempre lana, pelliccia, però in questo caso la pelliccia è sempre la stessa, lo stesso materiale, c'è una differenza di. E lo puoi provare così. He is going to try it so that we have an idea on how the character would have been. Dietro è fissato qui. Bellissimo. È fissato e questa è la catena che serve per tenere. In questo caso il colore, siccome Simon Boccanegra si svolge a Genova, lui è una specie di corsaro, poi dopo diventerà doge, però il riferimento del colore è il riferimento al mare e all'acqua. Of Massimo is with the Fondazione Franco Zeffirelli. Maybe you know the name of Franco Zeffirelli, who was one of the most important director, not only in the field of opera but also in cinema. And there is a very important museum in Florence, and the most important room is dedicated to a costume that is the reproduction of, the copy of the original costume that Maria Callas wore for the production of Il Turco in Italia at La Scala in 1955. And Pippo Zeffirelli, who is the adoptive child of Franco Zeffirelli, wanted to have Massimo to create this costume, and Massimo collaborated with another Italian costumist whose name is Elena Puliti, and now the costume is in the middle, in the center of the room, and everybody can have the chance to look at it. Can you puoi dirci poche parole sull'arte di copiare un vestito originale? Lì la difficoltà è stata quella di avere un abito che apparteneva al Teatro della Scala, ma rimaneggiato, quindi non più del tutto originale, con misure e con tele successive. Utilizzando l'abito e prendendo però anche bozzetti originali fatti da Franco Zeffirelli per allestimento, e quindi lavorando su questi due fronti siamo riusciti a ricreare l'abito non solo in maniera simile a come è quello che è rimasto, ma soprattutto riportandolo
nei particolari, eccetera, a quello che era l'idea originale del consiglio. Yes. We have now two wonderful costumes that were created by Massimo and his sartoria for a production of the opera Traviata by Giuseppe Verdi, a production that was directed by the famous Lindsay Kemp, with whom Massimo collaborated several times. And the yellow costumes is the costume for Violetta, the protagonist of Traviata, while the violet one was created for the character of Flora. Massimo, can you tell us something regarding the costume of Violetta e l'imbottitura, i nastri? Gli abiti sono di ispirazione abbastanza storica, per cui siamo nella fine dell'Ottocento. Quindi, essendo alla fine dell'Ottocento, la caratteristica degli abiti di questo periodo sono queste imbottiture, che gabbietti in metallo che si chiamano culisson, che comunque facevano questa forma e riempivano il volume dietro. Ora, in teatro, per praticità, perché per ricreare esattamente, devi trovare sempre degli espedienti per ricreare la linea senza ovviamente creare difficoltà a chi deve indossare. Quindi in questo caso si creano delle imbottiture che sono imbottiture di cotone, in maniera tale che la linea riprende esattamente quella storica, senza appunto creare i problemi dell'eventuale gabbietta a metallo. Sì, e ci fai vedere com'è sì. Fatto dentro? This is really interesting. Posso aprire anche qua, così va. Sì. By the way, the system of using ribbons, it's very important with theatrical costumes because we have to think that normally in an opera production we have two casts. It means that we have a first cast with the most important singer and a second cast with less important singers because the singer cannot perform the succession of all the performance one after the other. They have to have time to vocally rest, and this is the reason for having two casts in an opera production. So the use of ribbons allows the costume designer to adapt the same costume to different bodies of the two different singers of the same production. Giusto, Massimo? This is a very special costume, è vero Massimo? We were talking about Lindsay Kemp when talking about the costumes of Traviata because he was the director of that production. Well, Lindsay Kemp was also a very, very famous mime, and by the way, he taught the art of miming to David Bowie, you should remember this. Well, Lindsay Kemp wore this kimono in some of his own production, and it's an original Japanese costume. And because Massimo was not only a collaborator of Lindsay Kemp, but also one of his closest friend, Lindsay Kemp decided to give this original costume of his own property to Massimo, so that the costume now makes part of Massimo's collection. Ci puoi dire qualcosa di questo kimono? Sì, questo è un kimono da matrimonio, è un kimono comunque non fatto adesso, un kimono abbastanza antico, e la caratteristica appunto che essendo
del matrimonio è la parte finale, il settimo strato Della della vestizione. vestizione del costume del matrimonio giapponese. Questo è interamente dipinto a mano, è in pura seta e anche ricamato a mano, proprio per la preziosità dell'evento. Quindi è un Ecco quello costume che molto è pregiato. molto, sì, molto prezioso. Sì, e tra l'altro mi dicevi dell'imbottitura Sì, questo che serve per tenere la aperto coda. la coda, perché la parte davanti rimane sempre, tutte le stratificazioni rimane aperta, la parte esterna si deve aprire anche per la possibilità di camminare, Camminare, certo. essendo molto lunghi, in Certo. effetti, per Benissimo. bloccare l'entrata. Certo, grazie. Two costumes for the production of the opera Le nozze di Figaro by Wolfgang Amadeus Mozart, one of the most important opera of the 18th century. So, because of this, the two costumes wants to represent the 1786 time. And the costume of the Countess and the costume of the Count, they are a couple. And one of the most important things is that the fabrics and the flowers that are printed on the fabrics wants to represent the high society, giusto Sì, Massimo? tra Se ci vuoi dire qualche l'altro cosa? Sì. questo è un tessuto che veniva chiamato, definito bizzarro. Sì. E questa proprio è la tessitura, rappresenta esattamente il tipo di disegno, il tessuto bizzarro dell'epoca, Dell'epoca. con anche tipi di colori, la tipologia del disegno, e così anche riprende ugualmente l'abito della contessa. Siamo sempre, in questo caso siamo molto sulla ricostruzione storica, Sì. anche sulla scelta dei tessuti che comunque ricostruiscono proprio il gusto dell'epoca. Certo, and by the way, Massimo created these two costumes on the basis of his own sketches, on his own ideas. So they are completely original, created by Massimo, also in terms of design and pattern of the fabric. And this is another very interesting thing. E il costume della contessa ha lo stesso sistema che vedevamo. Costume della contessa, Lo puoi esattamente lo girare? stesso sistema. Sì, però ecco qui Eccolo qua. con il ribbon, Sì. e però l'imbottitura è È la tuta laterale. laterale, Sì. perché sono le famose, anche qui sotto discorso, all'epoca si facevano delle gabbie di metallo. Certo. In questo caso, per praticità, Del si cantante. ricrea la forma, Sì. però attraverso degli espedienti che sono dei cuscinetti, in questo Laterali. caso vengono definite, in gergo così teatrale, spinte, le spinte Spinte, laterali. le spinte laterali. We were talking about 1700 and the costume of Nozze di Figaro. Well, I want to introduce you to a very special section of the collection of Massimo, and it's about original costumes of the 18th century. And the oldest one is this wonderful bustier that is exactly, ti ricordi circa di che periodo? Questo 1700, quanto? sono Metà? metà 700, sì, Sì. perché mancanti Half sulla of the 18th century. And the black one is a corset of the 19th century. Instead, this is another corset beginning of the 20th century. And here we have three wonderful original jackets of the 19th century. Massimo, vuoi dirci qualche cosa riguardo a questo che è il più antico, per Sì. esempio, oppure al materiale che è all'interno di questi? Questo è appunto un costume originale, non è perfettamente conservato perché ci sono stati degli interventi successivi,
però si mantiene ancora in buone condizioni tali da poter essere studiato e per capire un attimo la costruzione. Prima di tutto l'imbottitura, che è fatta con materiale rigido e con stecche, anche qui già di Di balena, per balena, avere la sì. struttura. È una seta pura decorata, e la seta ha questa caratteristica della deperibilità, per cui è un materiale Certo, molto 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 delicato delicato, e a very volte delicate fabric. può capitare che si sbricioli all'improvviso come se fosse sotto collasso, ecco Sì, perché la conservazione è molto. è Ah sì, molto è della particolare. carta anche, Sì, lo questa mantieni. è carta velina non acida, vale a Sì. dire che non è stata sbiancata. Il bianco è stato ottenuto con sbiancanti chimici, in Sì. maniera tale che non aggrediscano il So even tessuto. the paper has to be a special one in order not to destroy the fabrics. E qui spiegaci questa cosa. Questo essendo degli interni, cosa che comunque è sempre stato di uso, nonostante la preziosità dell'abito, di recuperare tutte le parti di tessuto, proprio perché è prezioso e comunque costoso. Quindi le parti non visibili, le parti non a vista, sono state fatte recuperando i pezzettini di tessuto. In questo caso qui vediamo addirittura i timbri che probabilmente potevano essere dell'epoca, una specie di marchio di fabbrica o Certo. qualcosa di simile, che sono stati presi e messi non tanto per far vedere il timbro, ma proprio per riutilizzare le parti di tessuto, proprio Sì. perché Per non comunque è costoso sprecare, per non sprecare. certo. Ecco, questi due invece hanno anche questi l'osso di balena. Questo sì, anche questo ovviamente è il periodo successivo, Sì. è ottocentesco, però anche questo è tutto Tutta la fatto con la struttura. struttura in stecca di balena. Sì, so the structure Eccetto is in whale bones. La parte centrale, che invece è fatta in In metallo. metallo. Very small section of the collection of heads. And between them, by the way, this and this other one makes part of the production for Rigoletto, that is another very important opera by Giuseppe Verdi. Rigoletto is a jester, and this is the idea of the hat. But what is interesting, and this is for the Duke of Mantua, instead, this other one is another kind of hat for the same character of Rigoletto, but this one is original. It means that when Massimo bought the collection of costumes of the Sartoria Teatrale, this was in the original collection, so we presume that the age, the time during which it was created, it's end of the 19th century. E quello lì invece che Questo cos'è, è Massimo? la riproduzione, però più recente, di un coticato tardo Tardo medievale. medievale, femminile, Ah, it's femminile, femminile, femminile. benissimo. E ci fai vedere questo qui che sembra molto trendy anche attualmente, come veniva indossato dal Duca di Mantova. La donna è mobile, quel schiuma il vento muta d'accento. That's fantastic. We couldn't Can resist. I go back to be the videomaker now? Certo. We were talking about Rigoletto when looking at the hats in the other room, and now here we have two costumes that made part of a production of Rigoletto. This one it was for the character of the Count of Monterone. Instead, this other one was for the Countess of Ceprano. Ci puoi dire particolari di questi materiali che hai usato? Sì, anche qui è stato fatto rispettando il livello sociale, lo stato sociale dei personaggi. Sì, Monterone, che è un aristocratici. personaggio comunque anziano, per Certo. cui la veste lunga
è comunque meno sfarzosa, che la Contessa di Ceprano, che invece tra l'altro è molto seducente, seducente, quindi un abito ricco, e comunque partecipa alla festa del Duca di Mantova, quindi in qualche modo siamo a un livello molto alto dal punto di vista sociale. E quindi c'è una ricchezza in cui si alternano materiali appunto in pura seta, come questo materiale qua, questa è base di seta, cioè la ricchezza del materiale, e comunque anche qui il taglio è sempre sullo storico, con una leggera interpretazione nel mettere insieme pezzi di tessuti diversi, che in qualche modo a volte si faceva, ma non era così diffuso, però in questo caso diventa un po' l'elemento di caratteristico un po' di tutti i costumi. Certo. There is one thing that is very important that I would like to underline, and it is that during the workshop for the course of Italian opera, and not only, also for the course of trance contemporary music from rock and roll to the extremes, Massimo gives the opportunity to the students who are taking part to the workshop to wear the costumes. And I can tell you that the students of the past courses really, really enjoyed the experience of having this incredible chance in their lives to wear original theatrical costumes. I named Trance in Contemporary Music from Rock and Roll to the Extremes because Massimo also has a very important collection of dresses, original dresses of the 60s and 70s. So we are talking about the time of the Beatles. And ci vuoi dire qualche cosa riguardo a come senti tu questa responsabilità di essere un artigiano artista e di portare avanti anche questa tradizione che purtroppo in parte sta scomparendo? Purtroppo non, questa cosa si sta un pochettino perdendo per tutta una serie di motivazioni. Sarebbe bello che ci fossero persone che volessero recuperare e reinserirsi in questo mondo, che comunque è un mondo completamente, diciamo, affascinante. Certo, un mondo meraviglioso. Pieno di, ci fossero appunto persone interessate, io sarei disponibilissimo a seguirle, a metterle alla disposizione per poter fare in maniera tale che questa tradizione potesse si perpetui ancora. Sì, certo. Dice. So I launch an idea. Maybe if you in the future will be enrolled in this class, we can organize it to have internship with Massimo and his atelier. Thank you so much. Bye. Ciao.